dopo gara di questo Atletico Anzio Lavinio Arca con una delle protagoniste di questo confronto, il turno infrasettimanale con Maglione. Partiamo proprio dall'episodio che comunque sicuramente ha dato un po' spezzato proprio la possibilità all'Arca di tornare in partita. Quel calcio di rigore parato. Beh sì, è stata un'emozione abbastanza forte, non me l'aspettavo sinceramente. Abbiamo fatto tutti una grandissima partita, quello è stato soltanto l'episodio un pochino negativo e peccato, però è andato bene. Senti, credi che seriamente comunque se ci fosse stato il gol da parte loro poteva tornare la squadra, l'Arca in gioco o non c'erano assolutamente presupposti? Beh, alla fine sono una bella squadra, no? Cioè, questo è ovvio, però non credo, perché saremmo tornati anche noi all'attacco. Allora, Giulia Aiello, arriva questa vittoria, la firma di questo successo porta praticamente il tuo nome, 3 gol, non succedeva da tanto tempo, lo aspettavi da tanto? Sì, soprattutto tra le mura di casa, in trasferta era già successo, aspettavo da tanto questo momento e sono contenta di averla fatto davanti al nostro pubblico, anche se malgrado la pioggia non era proprio popolato. Ecco, nel secondo tempo, sicuramente il manto reso più scivoloso, era anche difficile gestire poi il risultato, una squadra che comunque ha provato con tutte le sue forze a tornare in partita. Il nostro dovere nel secondo tempo, visto il campo e la situazione, era solo mantenere il vantaggio e chiudere la partita. L'abbiamo fatto nonostante le condizioni del campo, quindi va bene così. La squadra l'abbiamo vista in netta crescita, sta salendo, anche i primi episodi, quelli che sono stati un po' diciamo l'handicap di questo cammino, poi si è partiti di slancio, c'è ancora comunque da far vedere tanto. Sì, dobbiamo ancora migliorare, ma ci stiamo conoscendo anche con i nuovi elementi e piano piano faremo grandi risultati. Sicuramente continuità non solo nei risultati in fatto del gioco, un po' nel complesso, comunque la squadra sta ricevendo anche quello, il messaggio principale del mister. Certo che è essenziale nel nostro gruppo.